Da 1 euro fino al 29 maggio cogli il meglio della tecnologia e con UniUpgrade puoi restituire il tuo vecchio smartphone e risparmiare sul tuo nuovo acquisto. Perché 1 euro batte forte sempre. Eccellenza è il nostro obiettivo quotidiano. Rispetto è il nostro impegno autentico verso le persone e l'ambiente. Amicizia è il sentimento che ci unisce. Brinda con l'originale Prosecco DOC. Prosecco DOC Italian Genio è official sparkling wine sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. One Podcast. Sono uscito da ora ma non ho letto l'oroscopo. Ma io l'oroscopo glielo faccio qui in diretta. Buongiorniello a tutti, è venerdì e c'è l'oroscopo in due minuti, è il 17 di maggio 2024. Oggi il Sole si può dire ufficialmente congiunto a Giove, pianeta dell'abbondanza e dell'ottimismo, mentre Marte in Ariete si sta congiungendo al nodo lunare nord. Questi due aspetti insieme amplificano la determinazione al risultato e alzano, come la palla sotto rete, gli ideali. Spingiamoci oltre la Luna in Vergine, che comunque ci fa bene perché, ok, gli ideali, ma anche un po' di pragmatismo non nuoce mica. Partiamo dall'oroscopo dell'Ariete, che scende in campo stamattina come massimo decimo meridio, scende nell'arena coi calzari e i muscoloni oliati, proprio scansatevi tutti. Il Toro sente che tutto può, soprattutto se il motore è a propulsione sentimentale, perché qui le emozioni sono forti e soprattutto ci si sente accerchiati da tutto l'amore possibile, invasi proprio come i giardini dalle zanzare. I Gemelli sentono l'ansia, quella che ti fa venire caldo e ti blocca il respiro in gola, colpa di luna storta e dodicesima casa affollata. Leggerezza gemellare, cerca sì, questa volta disperatamente. Sono sicura che ne troverete almeno qualche rimasuglio. Il Cancro non si sente agguerrito, come dice l'astrologa nell'introduzione, ma in compenso molto amato e molto amante, quindi si dedica alle fusa come un'intera gang di gattoni. Il Leone si sente stretto e costretto, mentre lui vorrebbe soltanto scendere dall'alto negli stadi come Lady Gaga. Sti pianeti limitano un po' troppo la sua travolgente passione. La Vergine è dolce come una maestra d'asilo, di quelle che si offrono anche volontarie per il dopo scuola e i campus estivi. Ama tutti e il contatto fisico lo accetta anche se siamo sudati. La Bilancia, tutta questa voglia di ottenere risultati e puntare in alto, lei mica la sente. Forse è malata? O forse è proprio colpa di sto Marte contro che ha proprio rotto le palle? Lo Scorpione si sente assolutamente cosciente, consapevole, strutturatissimo nella sua insofferenza cosmica, cioè non sopporta nessuno, ma con stabilità. Il Sagittario ha la luna storta perché sta in Vergine, ma sempre una gran voglia di fare casino perché Marte è a favore. Il Capricorno riesce ad incanalare ogni tensione e ansia verso l'amore, l'aiuto e persino la gratitudine. Praticamente oggi è l'alunno preferito della prof di mindfulness, allievo modello. L'Acquario ha sempre la stessa voglia di chiacchierare della voce automatica al casello. Quello che dice non per forza lo pensa, ma spesso è soltanto una routine, tanto non ha comunque ascoltato la vostra domanda. E infine i Pesciolini hanno la luna storta, ma sempre una buona dose di amore di riserva, quindi difficile che restino senza. Al massimo li vedremo pensierosi, malinconici o leggermente sclerati come la Ferrarelle. Oggi, secondo la numerologia pitagorica, è un giorno 3, che insieme a questo bellissimo Giove, congiunto al Sole appunto, ci ricorda quanto nel dialogo ci sia la vera apertura della mente, quanto possono insegnarci anche inconsapevolmente le persone che abbiamo intorno. Tantissimo, ve lo dico io. E prima di lasciarvi al vostro weekend, non dimenticatevi che domenica mattina vi aspetta l'Oroscopo Podcast settimanale sul sito, l'app di Radio DJ, sull'app di One Podcast e tutte le piattaforme audio. E dalla vostra astrologa Gini è tutto, vi auguro un buonissimo fine settimana e ci sentiamo lunedì, sempre qua. Ciao! Da 1 euro fino al 29 maggio cogli il meglio della tecnologia e con UniUpgrade puoi restituire il tuo vecchio smartphone e risparmiare sul tuo nuovo acquisto. Perché 1 euro batte forte sempre.